Manca poco al secondo appuntamento dell'FC Scuola Barcellona qui a San Marino, quindi un altro secondo appuntamento. Beh, è sicuramente una parte importantissima, un'attività che noi cerchiamo di abbinare in maniera quasi perfetta, quindi le politiche turistiche con le politiche sportive. Qui si calano attraverso chiaramente una struttura già ben organizzata, che è quella chiaramente del club più importante del mondo, il Barcellona, ma attraverso anche un'attività dei promotori della società Mexi, che chiaramente è stata estremamente stimolante per noi, e poterlo svolgere all'interno del nostro territorio rappresenta chiaramente quel buon utilizzo delle nostre infrastrutture che fino a prova contraria in questo momento sono estremamente all'avanguardia. Sì, quindi un ottimo appuntamento per quanto concerne anche il discorso turistico con San Marino, abbiamo detto, ma anche di crescita magari per il movimento sanmarinese a livello di calcio. Beh sì, sono attività non prettamente agonistiche, ma chiaramente abbinate a quella attività annuale, invece in questo caso agonistica, si riempiono, si completano, e quindi bene facciamo a credere, come sistema anche federativo, unitamente a queste iniziative, di far crescere il movimento calcistico sammarinese. Inaki Andreu, l'FC Scuola Barcellona sceglie ancora San Marino? Bueno, volvemos a San Marino después de la primera experiencia hace 3 años y encantados de estar aquí, de volver, de tener otra experiencia, de animar a todos los chicos que quieran conocernos a participar de este campus y poco más, con ganas ya de que llegue el verano y empiece la actividad. Sì, dice che è molto contento di essere qui dopo il 2013 a ripetere l'esperienza a San Marino, sono molto entusiasti e non vedono l'ora di iniziare l'attività quest'estate con i bambini che decideranno di venire al camp del Barça qui a San Marino. Sì, un'esperienza importante per i ragazzi che parteciperanno al momento, ma anche per il movimento calcistico italiano, che forse ha bisogno di qualche nuovo segnale. Bueno, para nosotros lo más importante es que el máximo número de niños posible nos conozcan, que sepan cómo trabajamos, que conozcan pues esta metodología que es la nuestra, que es propia, que es única y que a nosotros nos está dando éxito allí en Barcelona. Y como comentábamos, pues no es mejor ni peor que otras, es la nuestra, es en la que creemos. E lo che intentiamo semplicemente è trasmetterla a los chicos che nos quieran conocer. Diciamo che il loro obiettivo è quello di avere il massimo numero possibile di bambini per insegnargli quelli che sono i loro valori, la loro metodologia, il modo loro di lavorare, che non è nel migliore né nel peggiore, è loro, è quello in cui credono e che gli sta dando sicuramente dei risultati importanti in questi anni. Con Andrea Cicchetti andiamo così ad analizzare anche quella che è l'organizzazione settimanale del camp. Sì, allora prima di tutto i camp iniziano la domenica con il benvenuto per i bambini e per le famiglie, è già un primo momento di confronto con i bambini con la palla. Poi durante la settimana abbiamo 2 momenti di allenamento di 3 ore ciascuno, la mattina e il pomeriggio, e durante la pausa i bambini avranno momenti alternativi, e questa è un po' anche la filosofia che portiamo avanti col Barcellona da quando insomma abbiamo approcciato i camp. Abbiamo delle lezioni di spagnolo con i nostri assistenti, spagnolo che verte soprattutto su quello che è l'alimentazione e il gioco in campo. E mi leggo all'alimentazione perché l'altro fattore che mettiamo in campo è i principi della sana alimentazione per i bambini e legati allo sport. Insieme al Consorzio Parmigiano-Reggiano facciamo dei seminari, 2 nello specifico, durante la settimana facciamo giocare i bambini educandoli all'alimentazione. Sì, Andrea, abbiamo così toccato qualche concetto anche internazionale, no? Parlando appunto della lingua. Ricordiamo che Maxi, la vostra società che gestisce il marchio, il percorso dei camp Barcellona, non si limita a tappe in Italia, ma va anche all'estero in questo senso. Sì, abbiamo avuto la fortuna di instaurare un rapporto importante con il Barcellona. Come dicevamo in conferenza stampa, siamo partiti nel 2013 proprio qui a San Marino e con 70 bambini. Era una prova che ci eravamo dati insieme al Barcellona. Oggi possiamo dire che siamo arrivati a oltre 1300 bambini nell'arco di un anno,
e oltre alla Repubblica di San Marino e all'Italia abbiamo abbracciato altre nazioni come la Svizzera e la Croazia, e con questi numeri e con questi paesi ho l'orgoglio di dire che siamo diventati il primo partner in Europa per l'FCB Escola e l'FC Barcellona. Simon Buda, organizzatore del secondo camp FC Scuola a Barcellona, così Simon diamo qualche informazione anche utile per chi vuole iscriversi, per chi vuole partecipare. Sì, il camp si svolgerà da domenica 3 luglio a venerdì 8 luglio, tutte le informazioni sono sul sito www.fcbcampsanmarino.com, è aperto a tutti i ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni, l'unica cosa è aver voglia di lavorare, di allenarsi e di divertirsi, perché è veramente una settimana di calcio importante con i tecnici del Barcellona, e quindi vi aspettiamo. Sì, durante la conferenza si è sottolineato, perché non è sempre poi scontato, la grande novità, o comunque era giusto ricordarlo, la possibilità di partecipare anche per quanto concerne non solo i maschietti ma anche le femminucce al camp, e tra l'altro c'è in serbo anche appunto la grossa novità, la possibilità di un camp esclusivamente per femmine in un prossimo futuro. Sì, diciamo che a San Marino la realtà, ma anche a Rimini, del calcio femminile si sta sviluppando in modo forte. Quindi chiaramente il camp è aperto anche alle bambine, quindi magari ce ne venissero in tante, e l'idea che abbiamo, su cui stiamo lavorando con il Barcellona per i prossimi anni, anche già come avviene in Spagna, e ce n'è uno del Barcellona in Islanda quest'estate, proprio un camp con i tecnici del Barça esclusivamente per le bambine, visto che il Barça è un marchio importante anche sul calcio femminile. Sì, le iscrizioni vanno molto bene, stavamo ricordando in precedenza, quindi perché si vuole iscrivere ricordiamo appunto di non perdere tempo, di accelerare, perché appunto i numeri sono importanti sino a questo momento. Sì, abbiamo tantissime richieste, molte anche dal nord Italia, dalla Campania, dall'Abruzzo, un gruppo da Malta, quindi è un camp che è anche internazionale, quindi l'invito è di non aspettare all'ultima a iscriversi e a registrarsi, perché solitamente quando raggiungiamo il numero massimo possibile, non lavoriamo su grandissimi numeri, il camp lo chiudiamo, come è già successo per Livigno e per Bellinzona a brevissimo. Sempre buscar linee di base, profondità e amplitudine. Occhi che giocate spesso, Oscar. Facing the ball, creative and offensive football. Se un compagno falla, tem que animá-lo. But the most important, enjoy. No! Welcome to FCB Escola. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Oh, lo que acaba de hacer Busquets. Qué maravilla. Pica la falta Messi. ¡Gol! Pedro. Gol. Gracias por formar parte del equipo. Vamos jogar? E sono impreziosa.